E benvenuti alla nuova edizione di Striscia la Boccia. Siamo ormai giunti alle battute finali di tutti i campionati di serie. In Serie A si è giocato solamente lo spareggio salvezza tra la Borgonese ed il Canova, dove tra le mura amiche è stata la Borgonese a prevalere per 16 a 8, condannando alla retrocessione i Trentini, che alla loro prima apparizione hanno dimostrato forza e carattere, specialmente nelle ultime giornate dove sono riusciti a vincere lo scontro diretto e far sperare i loro tifosi. Purtroppo per loro, l'esperienza degli uomini pettigiani ha sancito la loro sconfitta nella giornata decisiva. Sabato si giocheranno le semifinali scudetto, che vedranno di fronte la BRB e la Chierese ed ancora la Pontese contro la Perosina. Le due squadre vincenti si daranno battaglia domenica per la conquista dello scudetto. Per quanto riguarda la Serie B, sabato si sono giocate le semifinali scudetto, dove Masera ha superato per 13 a 11 Noventa, mentre Gaglianico ha superato per 14 a 10 l'Ausilium Saluzzo. Domenica si è giocata la finale e Gaglianico ha superato per 16 a 8 Masera, conquistando così sia lo scudetto di serie sia la promozione alla massima categoria. Per la Serie C si è giocato il ritorno della seconda fase. Ad ovest, Vadese, la Capannina, la Tola e la Novese hanno conquistato l'accesso alle fasi finali. Ad est, invece, il pass è stato ottenuto da Cusignacco, Sant'Antonio, Granata ed Adeliacchese. Queste otto squadre, tra 2 settimane, si affronteranno nelle finali di categoria. In questa categoria segnaliamo il giocatore Lino Frare, del Sant'Antonio, che con 40 punti ha eguagliato il record italiano del tiro di precisione detenuto da Ferruglio. Per il campionato femminile, invece, si è conclusa la fase a gironi. Le squadre qualificate ai primi due posti sono ad est Butrio e Gaffi Studio, mentre ad ovest Boccia Carcara ed Assunta. Queste quattro squadre si contenderanno lo scudetto sempre a Loano tra 2 settimane. Nel campionato femminile segnaliamo il record del mondo under 18 nel tiro di precisione, dove Serena Traversa ha fermato il suo score a 26 punti. Il TG tornerà nuovamente la settimana prossima. Ciao a tutti e buona settimana!